Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Railway Empire. È una preview e come tutte le preview io non ho mai giocato a questo gioco e non l'ho mai aperto. Quindi lo andiamo a scoprire insieme. Andiamo subito su campagna. Capitolo 1. Continua. Cos'è pausa? No, no, lasciamo il normale, ok. The rest are just gold diggers who don't have a clue about Yota. How this business works. Non possiamo cambiare... Union Pacific Railroad, va bene. Continua. In 1863, on the banks of the Missouri River, the last chapter in the monumental undertaking of the Transcontinental Railroad began. The workers of the Union Pacific Railroad began laying their tracks westward from Omaha through the wild heart of the North American continent. Massive challenges awaited them. Away from all civilization, the country was vast, the weather ruthless, and the challenges tremendously energy-sapping. But there was a masterstroke of modern engineering to be accomplished, to tame the wilderness and to conquer it with steel, fire, and steam. Never before had anything like this been ventured, but the time was ripe. Greetings. My name is Thomas Clark Durand. Exactly, the head of Union Pacific. We will go down in history as the ones who created the Transcontinental Railroad. And that, my friend, is your job as chief engineer. I can't supervise everything here on site right now, as I have to meet with some politicians in Washington. Ciao. First, you should familiarize yourself with the basic controls. Move VSD. The camera in all directions. Now, test the camera's zoom function. Zoom. Ma un livello di zoom allucina. Fico. Ci dice anche delle cose. Ma mi piace. Ah, ma non ce lo dice della città però. Ah, ok. Ok. You can also rotate the camera. Give it a try. Ed è very good. Rotiamo. Now ok. You know the basic buona controls. La carnazza. Your first task is to create a rail connection between Omaha and Norfolk to the northwest. Norfolk. Ah, eccolo qua. Ok, perfetto. Both va cities bene. Will need a station for this. You already have a station in Omaha, but you still need to build one in Norfolk. Ah, qua ce l'abbiamo già. To do this, switch to building construction mode. Construction mode. Piccola stazione. Questo? Ah, ci fa vedere cosa dobbiamo fare e come fare. Perfetto. Ok, allora la posizioniamo proprio come... Come diceva lui. Qua ci passa proprio very in mezzo. Good. Esatto. Now the two stations need to be connected with tracks. To do this, switch to track construction mode. Now plan the tracks between the stations in Norfolk and Omaha. Che figata, to mi piace this, lo zoom. Select the two station tracks one after the other. Okay. Then pay for your track planning. Vediamo. Ah, ok, ho capito. Ok, allora, questo qui, questo qui, ma però cosa dico, aspetta, si può correggere, mi piace questa cosa qua, perfetto. Il menu qua sopra è un po' brutto, avrei preferito la barretta qua sotto, ma va bene, paghiamo. Volevo zoomare questi qua. Initially your train only exists on paper. It's not much use to you without okay. A locomotive. Gestisci treno. Compriamo il Philadelphia. 54% di trazione. 35.500 dollari. Una barcata. E mo? Macchinista, personale, vagoni, niente? Vabbè, additionally, each train needs a rail line that passes through all the stations it should stop at. Now okay. Join your two stations to the rail line by selecting them one after the other. Ah, ok, gli dobbiamo dire da dove va. That's enough for your first e dove rail arriva, now sì, ok. Praticamente la rotta del treno. Perfetto. Carico di lavoro 40 giorni. Va bene. Very good.
Now you can see the journey your train will take. If there is something to transport, the train will automatically take it. Ah, prosciutto. la carnazza, è in fase di caricamento. Vediamo il treno. Treno. However, as each locomotive needs water, sand and lubricant on its journey, you have to place a supply tower. Costruzione along edifici route. Vuole il water. Ah, giustamente, è a steam. E lo mettiamo qua al centro. Possiamo. Very good. Grazie. The train is now traveling between Omaha and Norfolk. Perfetto. But you can do even more. Each city needs goods from the surrounding area. For example, every city needs corn. Corn. Okay, see il mais. Dov'è? Look, there is a corn farm near Omaha. Until now, the corn has made it to the city in a conventional way. But we want to change that. Sì, allora, vabbè, uguale. Now construct a rural train station in the marked location with a corn farm within its radius. Quindi più grande la stazione, più prende. Ok. Allora, piccola stazione e non ce lo fa costruire così però. Ah, così sì. Aspetta. Così. Vai. Now connect the new rural train station to the station in come Omaha. Prima, ok. Omaha. Mi piace quando dice Omaha. E vediamo, è perfetto, io la lascerei proprio così. Ah, questa è la pendenza. Vai, compra. Tanti abbiamo un sacco di soldi. Dollaroni. As Norfolk should also enjoy fresh corn, there will soon be two trains traveling on the stretch of track between Omaha and Norfolk. Of course, this will then result in a conflict. Certo, essendoci due treni, normale. Since trains cannot travel through each other, you'll need a side track between Omaha and Norfolk. This consists of one parallel track and two signals. Ok, dobbiamo fare un bivio. It needs to be at least long enough for a fully loaded train. Vediamo come si fa. Così. Ah, ci appoggiamo vicino. Clicchiamo. E ci connettiamo. Un po' bruttino da fare, però. Ci proviamo. Allora. Così. Aspetta, zoomiamo. Così. Camminiamo. E uniamo. Excellent. Compra. However, grazie. Your trains won't necessarily use the sidetrack, as they generally always take the shortest route. For this reason, you also have to specify the direction of travel on each parallel track. Ok. Le direzioni. Dobbiamo costruire now dei segnali. Now open building construction mode. And set up a signal in the highlighted area pointing in the direction of the switch. Trains will then be able to stop here when the single track is in use. Quindi, questo segnale nella posizione corretta, segnale in direzione dello scambio. Allora. Questo now qui make così. Sure that the track can only be traveled in one direction. Okay. For this purpose, set the signal so the trains coming from the opposite direction cannot pass. Quindi, qua così? No. Non lo fa. Rifacciamo da capo come dice il tutore. Il tutore dice, praticamente... Selezionare una cosa e lo vuole di là. Perfetto. Allora, ci andiamo di qua. C'è già, però lo leviamo. Segnali. Così. Ok, e poi andiamo di qua. Fatto. Ora accerta che il binario possa essere percorso in una sola direzione alla volta. A questo scopo metti un segnale che impedisca il passaggio dei treni proveniente dalla direzione opposta. Per farlo tieni premuto Shift e selezioni il segnale. Ah, aspetta, forse ho capito. Forse... no, scusami. Shift, Control, Chip. No, è sempre così, cioè... Dice
Excellent. Now do the same on the parallel track, so that each parallel track has a different direction. Dovevamo proprio selezionare Shift del segnale. Block the track to trains coming from the opposite direction. La stessa cosa qua l'abbiamo già fatto, quindi andiamo qui e facciamo così. Very good. I'm sure that prende Shift e selezioniamo già il segnale messo. You will realize that signals are an important aid in guaranteeing smooth rail operations. Stai zitto un attimo. You will find io. More information and tips under hints and tips. In modo tale che faccia questo scorrimento di linee bianche e nere. Now assemble a new train and give it a locomotive and a rail line. Your new rail line should run via Omaha to Norfolk so that the people of Norfolk can be supplied with corn. Bello, figo. Parti. Come parti? Ok. Parti è così. C'entra treno. Questo qua dovrebbe fare il fischiello e passiamo adesso da Roma. Secondo me ci scontriamo. Com'è figata sta cosa? Che si possa vedere il treno. Quanto inquinamento facciamo? Ok, questo è da sbocco. Ok, adesso passiamo. Mettiamo questa. Salve gente, guardate gente che aspetta, va va va. C'è segnale di rosso lì però ho visto, no? Ancora no. Ok, forse dovevamo mettere in automatico. Oddio, sta arrivando il treno, ci schiantiamo così. O si è fermato? Vediamo. Il nostro primo incidente? No, si è fermato, si è fermato. Sono io che suono così. Ok, lui trasporta di tutto. Questa, noi abbiamo la OMAC e la nuova linea ferroviaria. Lui ci dice compra. Ok, poi gestiamo. E vuole che andiamo da Roma, no, dal posto rurale, in teoria è questo, giusto? Dalla stazione ferroviaria dei treni rurali a tramite, ok, da qui. Facciamo tutti in automatico. A qua. Vai! Ah, no, aspettate un attimo, ho capito cosa vuole lui. Lui vuole che faccia così. 1, 2 e 3. Che passa da. Sì. Ok, allora facciamo così. Questa qui la eliminiamo. Scusate, purtroppo non è molto chiaro a volte. Compriamo questa. Ok, ce l'abbiamo. Poi si va qui e si fa questo che va qui. Che va qui. Vai. Excellent. The corn farm will automatically make use of your train because the cities along your rail line are demanding corn. Conventional transportation is much more costly for the farm. We are still missing something. Locomotives wear out over time and need to be regularly maintained so they can perform their duties more reliably. For this purpose, there needs to be at least one maintenance building on each rail line where locomotives can be serviced if necessary. Ok, dobbiamo fare la manutenzione. Construct such a maintenance building at your station in Omaha now. To do this, select the station itself and expand the station with this building. Il popolo non vuole andare in guerra. Va bene. Dobbiamo costruire qualcosa. Ah, l'edificio di manutenzione. Torre.
Stazione, magazzino, grosso, stazione, più cabina di manovra, grande stazione, magazzino. Edificio di manutenzione, dove sta? Edifici cittadini, industrie, edifici della linea ferroviaria. Grosso, magazzino? No. Stazione di manutenzione, eccola qua. Ah, madonna. È gigante. Costruisci un edificio di manutenzione nella tua stazione di Omaha adesso. Per farlo seleziona la stazione. Ah, ok, no, scusa. Seleziono la stazione e faccio ok, espansione. Ah, quindi si possono ampliare. Right. We've been lollygagging for long enough. I need to return to Washington for further miserable negotiations with our representatives of the people. I've written a task list for you. Take a look at it and complete the tasks within the given time period. Do not disappoint me. No, non ti deluderò. Qui abbiamo le missioni da fare, vuole tutte queste. Io credo che questo preview possa finire qui. Spero che abbiate capito molto di più di questo gioco. Come sempre è una preview e quindi non lascerò nessuna tipologia di review. Se mi piace o non mi piace, questo aspetta a voi giudicarlo. Se volete supportare il canale basta un like o un commento. E se vi va iscrivetevi al canale. Come sempre siete mitici. Alla prossima. Bye bye.